Sì, perché non l'ha mai fatta una cosa come chiedere la colazione a letto con un paio d'uova, dai tempi del City Arms, quando faceva finta di stare steso, con la voce da malato, neanche un re. E tutto per piacere a quella vecchiaccia di Mrs. Riordan, che pensava di avere in pugno, e invece non ci ha lasciato neanche un soldo. Tutto alle messe per lei e l'anima sua. Mai vista una taccagna così, che aveva paura di comprarsi 4 penny di alcol denaturato, e sempre a raccontarmi dei suoi malanni. Che lingua lunga. E la politica, i terremoti, la fine del mondo. Prima facci divertire un po'. Dio ce ne scampi. Se erano tutte così le donne, niente costumi da bagno e scollature, chiaro. A lei chi ce la vorrebbe vedere? Chissà, magari era pia, perché nessun uomo si è mai girato a guardarla. Speriamo di non diventare mai come lei. Un miracolo se non ci ha chiesto di tenere coperta pure la faccia. Però che cultura aveva, certo. E tutte quelle chiacchiere su Mr. Jordan di qua e Mr. Jordan di là, secondo me, è stato felice quando l'ha persa per sempre. E quel suo cane che mi annusava la pelliccia, sempre a intrufolarsi di soppiatto sotto la sottana, soprattutto allora. Però è questo che mi piace di lui, che è gentile con le vecchie come quella, eppure coi camerieri e i mendicanti, non si vanta di niente. Ma non sempre. Se mai gli succede una cosa seria, tanto meglio andare in ospedale, dove è tutto pulito. Ma mi ci vorrebbe un mese, sì, a ficcarglielo in testa, e poi subito dopo ci ritroviamo con un'infermiera in ballo a strillargli che deve restarsene là fino a quando non lo cacciano via. O una suora, magari, come in quella sua foto oscena. Sono più suora io di quella là. Sì. Perché sono così deboli e lagnosi quando stanno male. Gli serve una donna per guarire, se gli sanguina il naso. Che tragedia, pensi? E quel tizio mezzo morto a una traversa della South Circular, quando si è preso una storta alla festa del coro alla Sugarloaf Mountain, il giorno che indossavo quel vestito, e Miss Stack gli portava i fiori più brutti e vecchi che poteva trovare in fondo al cesto. Di tutto. Pur di entrare nella stanza da letto di un uomo con quella sua voce da zittellona, e cercava di immaginarsi che moriva per lei, con la faccia di chi mai più rivedrò il volto tuo, anche se aveva un'aria più maschile. Lui, con la barba un po' lunga, a letto. Papà era uguale. Comunque detesto lasciarlo e dargli le medicine come quando si è tagliato il pollice col rasoio mentre si limava i calli. E la paura di avvelenarsi il sangue. Ma se invece per caso mi ammalo io, chissà chi mi sta dietro. Però è naturale, una donna lo nasconde per non dare noia a loro. Sì, è venuto da qualche parte, si vede da quel suo appetito. Comunque, amore non è. Oppure non mangerebbe neppure per pensare a lei. Quindi, o era una di quelle, se è là che è andato in realtà. E la storia dell'albergo se l'ha inventata. Un sacco di bugie per nascondere i suoi piani. Ma trattenuto Ines, chi è che ho incontrato? Sì, ho incontrato, ti ricordi, Benton? E chi altro? Fammi pensare. Quel faccione da ragazzino, l'ho visto, e anche se è sposato da poco, amoreggiava con una ragazza alla Miriorama di Poole. E gli ho dato le spalle quando sgattaiolava via con lo sguardo colpevole. Non fa niente. Però almeno ha avuto il coraggio di farsi avanti con me una volta. Sta bene. Si crede un dio e quegli occhi da pesce lesso. Di tutti gli idioti che ho incontrato. E lo chiamano avvocato. È solo che odio litigare a lungo a letto. Oppure. Se non è questo, è una qualche puttanella, o una che si è trovato chissà dove, o se l'è rimorchiata di nascosto, se solo lo conoscessero bene come lo conosco io. Sì, perché 2 giorni fa scribacchiava qualcosa, una lettera, quando sono entrata in salotto per prendere i fiammiferi e fargli vedere sul giornale che era morto Dignam. Me lo diceva qualcosa, e lui l'ha coperta con la carta assorbente.
fingendo di pensare al lavoro. Allora, molto probabilmente, è questo, per una che lo crede un ramollito, perché tutti gli uomini diventano un po' così alla sua età, soprattutto intorno ai 40, come lui, per sfilargli tutti i soldi possibili. Più sono vecchi e più sono fessi. E poi il solito bacio sul culo, era per nasconderlo. Ma non me ne frega un'acca con chi lo fa o chi avrà conosciuto prima in quel modo, anche se mi piacerebbe scoprirlo. Basta che poi non ce l'ho tutti e due sotto al naso a ogni momento, come quella puttana, quella Mary che avevamo a Ontario, terracce col culo finto e imbottito per farlo eccitare. È già abbastanza che mi sorbisco gli odori di quelle donne truccate che ha addosso. Una volta o due l'ho sospettato facendolo avvicinare quando gli ho scoperto quel capello lungo sul cappotto, per non parlare di quando sono andata in cucina e lui fingeva di stare a bere acqua. Una donna non è abbastanza per loro. Tutta colpa sua, ovviamente. Prima seduce una cameriera e poi mi propone di farla mangiare a tavola con noi a Natale. Se non ti spiace. Oh no, grazie. Non in casa mia. Quella mi fregava le patate e le ostriche a 2 e 6 dozzine quando andava a trovare la zia. Se non le spiace, un semplice furto, tutto qua. Ma ero sicura che c'era qualcosa tra lui e quella. Devo scoprirla io queste cose. Ha detto, non ce l'hai le prove che è stata lei. Oh sì, sua zia andava pazza per le ostriche. Ma gliel'ho detto quello che pensavo di lei quando m'ha chiesto di uscire per rimanere da soli. Non mi abbasserei fino a spiargli le giarrettiere che le ho trovato in stanza, il suo venerdì di libertà. È stato il culmine per me. Ho visto pure troppo. Le si è gonfiata la faccia per la rabbia quando le ho dato 2 settimane di preavviso. Tanto meglio. Senza di loro, alla fine, le stanze le faccio io. Ci metto pure meno. Se non era per il fatto che devo cucinare, maledizione, e portare fuori la spazzatura. Comunque, gli ho detto, o se ne va di casa lei, o me ne vado io. Non riuscivo nemmeno a toccarlo, a pensare che stava con una lurida bugiarda spudorata e sudiciona come quella là, che me lo negava in faccia, sempre a cantare dappertutto, pure nel cesso, perché lo sapeva di passarsela bene. Sì, perché lui non ce la poteva fare a starsene troppo tempo senza, pure farlo da qualche parte. E l'ultima volta che m'è venuto fuori sul culo, quando è stata la notte che Boylan m'ha stretto forte la mano mentre passeggiavamo lungo la tolca e nella mia mano se n'è insinuata un'altra. Io ho semplicemente premuto il dorso, così, col pollice, per ricambiare la stretta, cantando «La luna giovane di maggio sta splendendo, amore, perché sospetta che noi due...» «Non è così scemo», ha detto. «Ceno fuori e vado a Gaiety, anche se non gliela do comunque la soddisfazione». Dio solo sa se lui è un cambiamento, per così dire. Non stare sempre tutte le volte a metterti la stessa cosa vecchia, a meno che non pago qualche bel ragazzo per farlo, visto che da solo è meglio di no. A un giovane piacerei, per un po' lo turberei abbastanza. Da sola con lui, se stavamo soli, gli facevo vedere le giarrettiere, quelle nuove, farlo arrossire, guardarlo, sedurlo. Lo so che provano i ragazzi con quei pochi peli sulle guance a toccarselo e a tirarselo fuori ogni secondo. Domanda e risposta. Lo farei questo e quello e quell'altro col carbonaio. Sì, con un vescovo, sì, lo farei. Sì, perché gliel'ho detto di un certo decano, un vescovo, seduto accanto a me nei giardini del Tempio degli Ebrei, mentre facevo quel lavoretto di lana a maglia, uno straniero a Dublino. Che posto era? E così via, a parlare dei monumenti. E m'ha fatto 2 scatole con le statue, a incoraggiarlo e farlo peggiore di quel che è. Chi è, secondo te, ora? Dimmi, e chi stai pensando? Chi è? Dimmi, come si chiama? Chi? Dimmi, chi? L'imperatore tedesco? È lui, sì, sì, immagina che sono io. Pensa a lui, capisci? Volermi fare diventare una puttana. Ma non ci riuscirà mai. Dovrebbe lasciar perdere. Ora, a questo punto della sua vita, semplicemente una rovina per qualunque donna. E nessuna soddisfazione poi a fare finta che ti piace, finché lui non viene. E poi finire da sola. Comunque ti fa cascare le braccia. Però è fatta.
ora finalmente è finita, nonostante tutte le chiacchiere del mondo. È solo la prima volta. Dopo quella diventa normale farlo e non pensarci più, perché mai non puoi baciare un uomo senza dovertelo prima sposare. A volte amiamo così appassionatamente. Quando ti senti così, che bello dappertutto, e non riesci a fermarti. Vorrei che qualcuno mi prendesse una volta, quando c'è lui, e mi baciasse tra le sue braccia. Non c'è niente come un bacio lungo e caldo che ti arriva in fondo all'anima, quasi ti paralizza. Poi odio confessarmi. Quando andavo da padre Corrigan mi toccava. Padre, e che male c'è se l'ha fatto? Dove? E io dicevo in riva al canale, come una scema. Ma dov'è? Sulla tua persona, figlia mia, sulla gamba, dietro, più in alto, sì, abbastanza più in alto, è forse dove ti siedi, sì. Oh, Signore, non poteva dire direttamente culo e farla finita? Ma che c'entra? E tu per caso, com'è che ha detto? L'ho dimenticato. No, padre, e io che penso sempre al padre, quello vero, cosa voleva sapere, visto che l'ho già confessato a Dio? Aveva una bella mano grassa, col palmo umido. Sempre non mi spiacerebbe toccarglielo, e nemmeno a lui, a giudicare dal collo da tordo sotto il colletto. Chissà se nel confessionale m'ha riconosciuto. Io la sua faccia la vedevo, ma lui la mia no. Ovviamente non si è mai girato. O almeno non lo faceva vedere, però aveva gli occhi rossi quando è morto suo padre. Hanno proprio bisogno delle donne, chiaro. Deve essere terribile quando un uomo piange. Immaginati loro. Mi piacerebbe essere abbracciata da uno coi suoi paramenti e odore di incenso che emana come il Papa. E poi, che pericolo c'è con un prete se sei sposata? Ci tiene troppo a se stesso? Poi, darà qualcosa per il Papa, come penitenza? Chissà se l'ho soddisfatto. Una cosa che non mi è piaciuta è stata quella pacca sul sedere mentre me ne stavo andando, con troppa confidenza, nell'atrio. Anche se ho riso, non sono né un cavallo né un asino. Mi sa che pensava a suo padre. Chissà, se è sveglio e pensa a me o mi sogna. Chi gliel'ha dato quel fiore? Ha detto che l'ha comprato. Puzzava di alcolici. Non whisky o birra scura o quella colla dolce con cui si attaccano i poster. Un liquore. Mi piacerebbe sorseggiare quelle bevande costose dal colore ricco, verde e giallo, che si bevono i tipi coi loro gibus dove entrano gli artisti. Ne ho assaggiata una col dito di quell'americano che aveva lo scoiattolo e parlava di francobolli con papà. S'era preso qualunque cosa pur di non cadere in un letargo dopo la volta che abbiamo bevuto il porto e mangiato la pasta di carne. Aveva un delicato sapore salato. Sì, perché mi sentivo bene e stanca e sono piombata nel sonno. Il momento che ho toccato il materasso, fino a quando poi non m'ha svegliato quel tuono che sembrava la fine del mondo. Dio abbia pietà di noi, ho pensato. Era il diluvio universale, venuto per punirsi quando mi sono fatta il segno della croce e ho detto un'Ave Maria come quei fulmini a Gibilterra. E poi vengono a dirti che Dio non esiste. E che potevi farci se correva e usciva da ogni parte? Nulla, solo fare un atto di contrizione. La candela che ho acceso quella sera alla cappella di Walter Frias Street per il mese di maggio, vedi, ha portato fortuna. Ma lui si prenderebbe gioco di me a sentirlo, perché non ci va mai a messa o agli incontri. Disse che l'anima non ce l'hai, un'anima dentro solo materia grigia, perché non sa che significa averne una. Sì, quando ho acceso la lampada, sì, perché deve essere venuto 3-4 volte con quel suo bestione tremendo tutto rosso. Ho pensato, la vena, o come cavolo si chiama, gli stava per scoppiare, anche se il naso non ce l'ha poi così grosso. Dopo che mi sono tolta tutto con le tendine abbassate, tutte quelle ore a vestirmi, a profumarmi e pettinarmi come un ferro, una spranga spessa, sempre dritta, deve essersi mangiato delle ostriche, ho pensato. Qualche dozzina. Era in gran voce. No, in tutta la vita.
Non ne ho mai toccato uno così grande che ti fa sentire piena. Deve essersi mangiato una pecora intera. Dopo, che cavolo di trovate aversi fatto così, con un grande buco in mezzo, come uno stallone che te lo infila dentro, perché è tutto quel che vogliono da te. Con quello sguardo feroce e deciso, ho dovuto quasi chiudere gli occhi. Eppure non ce n'ha tantissimo di sperma. Quando gliel'ho fatto togliere per continuare a strusciarsi da fuori, considerando quanto è grosso, tanto meglio. In caso non la pulivo bene, l'ultima volta l'ho fatto venire dentro. Bella invenzione per le donne. A lui tutto il piacere. Ma se solo lo provassero un pochino pure loro, non saprebbero cosa ho passato con Milly. Non ci crederebbe nessuno. Eppure, quando ha messo i denti, e il marito di Mina pure fuà, dai, facciamolo ancora una volta. Regalarle il pancione con un bambino o due dentro, una volta all'anno, preciso come un orologio, sempre un odore di bambino addosso. Quello che chiamavano pigro, o qualcosa che suona tipo negro, con un ciuffo di capelli. Cristo santo, è nero! Tanto l'ultima volta che ci sono state erano tutti gli uni sugli altri e strillavano che non si sentiva niente. In teoria fa bene. Non sono soddisfatti finché non ti fanno diventare grossa come un elefante o non so che cosa. Chissà, rischiare di averne un altro? Non da lui però. Anche se nel caso fosse sposato, sono sicura che avrebbe un figlio bello forte. Ma non lo so. Poldi ce n'ha di più di sperma. Sarebbe proprio bello, mi sa di sì, incontrare Josie Powell e il funerale. E pensare a me e Boylan. Gli ha dato il via comunque. Può pensare quello che vuole. Può pensare quello che vuole. Ora se lo fa star bene. Lo so che si stavano sbaciucchiando un po' quando sono comparsa io. Ballava e stavano fuori seduti insieme la notte che hanno inaugurato la casa di Georgina Simpson. E poi voleva darmela a bere che non gli andava di vederla lì a fare da tappezzeria. Ecco perché poi abbiamo litigato violentemente per una cosa di politica. Ha iniziato lui, non io, quando ha detto che il nostro signore era un falegname. Alla fine mi ha fatto piangere. Chiaro, una donna è così sensibile a tutto. Fumavo dalla rabbia per aver ceduto solo perché lo sapevo che era innamorato cotto di me. E il primo socialista ha detto che era lui. Mi ha dato così tanto fastidio che non riuscivo a farlo arrabbiare. Però sa un sacco di cose diverse, soprattutto del corpo e degli organi interni. Spesso ho pensato di studiarlo. Pure io, cosa abbiamo noi là dentro? Il medico di famiglia sentivo sempre la sua voce quando la stanza era piena e lo guardavo. Dopo quella volta ho fatto finta che ero freddina con lei, per via di lui, perché di solito era un po' sul geloso ogni volta che mi chiedeva da chi vai. E io lo dicevo. Da Floyd e mi ha regalato le poesie di Lord Byron e tre paia di guanti ed è finita lì. Non ci voleva niente a fargli fare pace tutte le volte che mi andava. Lo so io come fare, anche se tornava da lei e usciva per vederla da qualche parte. Lo saprei perché non mangerebbe le cipolle. Ne so di modi di chiedergli di sistemarmi il colletto della camicetta o toccarlo con il velo e i guanti quando sta uscendo. Un bacio li manderebbe a carte 48. Comunque, d'accordo. Va bene. Allora che vada pure da lei. Chiaro, quella sarebbe troppo felice di fingere che lo ama alla follia. Che non mi preoccuperei tanto. Andrei solo da lei a chiedergli lo ami, guardandola negli occhi. Non me ne fregherebbe. Ma magari lui pensa che la ama e potrebbe farle una dichiarazione sdolcinata delle sue. Come con me, però io ho sgobbato, come una schiava, per scucirgliela, anche se per quello che mi piaceva. Dimostrava che si sapeva controllare, che non si sarebbe fatto accalappiare con una proposta, e me la stava quasi facendo la proposta quella sera in cucina mentre stendevo il tortino di patate. C'è una cosa che voglio dirti da sola, perché l'ho scoraggiato facendogli credere che ero nervosa. Con tutte le mani e le braccia infarinate. Comunque avevo detto troppo quella notte, prima di parlare dei sogni, infatti non volevo fargli capire più di quanto non bastava.
quella mi abbracciava sempre. Josie, ogni volta che c'era lui, pensando a lui ovviamente, guardandomi con gli occhi sognanti, e quando ho detto mi sono lavata il più possibile sotto e sopra, lì a chiedermi ti sei lavata il più possibile? Le donne finiscono sempre a parlare di quello, andandoci giù pesante. Quando c'è lui lo capiscono dal suo sguardo malizioso, che strizza un occhio fingendosi indifferente quando se ne escono con qualcosa che fa il caso suo. E lui gongola. Non mi stupisco per niente, visto che era carino. Allora voleva somigliare a Lord Byron. Ho detto che mi piaceva, anche se era troppo bello per essere un uomo. E un po' era uguale prima che ci siamo fidanzati.